Allora, nel 1983 nacque il pool antimafia, una rivoluzione nella lotta a Cosa Nostra, che vide tra i suoi protagonisti un gruppo di giudici guidati da Antonio Caponnetto, tra cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ora, per la prima volta, a quasi 40 anni di distanza, si riuniscono alcuni dei giudici che composero il gruppo con un racconto per affrontare le tante domande ancora aperte, dall'omicidio di Piersanti Mattarella alle stragi mafiose del 92. Sono qui con noi Giuseppe Ayala, Antonio Balsamo, Giancarlo Caselli, Ignazio De Francisci, Giacchino Natoli, ovviamente Modera, Elvira Terranova. Grazie, grazie mille. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti ai nostri ospiti che sono appena stati presentati. È davvero un grande onore avervi qui questa sera con noi, tutti insieme a alcuni degli ex componenti del pool antimafia, il dottor Caselli che non vedevo davvero da tanti anni, il presidente del Tribunale Antonio Balsamo. Era il 9 novembre del 1983 quando un giudice dal forte accento toscano, aveva 63 anni, venne mandato a Palermo per succedere a Rocco Chinnici, che era il giudice istruttore che fu ucciso da Cosa Nostra il 29 luglio del 1983. Venne ucciso da Cosa Nostra. Il suo nome era Antonino Caponnetto. Fu proprio Chinnici, che all'epoca era capo dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, il primo giudice a immaginare un modo diverso per fare delle indagini sulla mafia. Mi dica, dottore Caselli. Ah, dopo aver visto uccidere molti dei suoi colleghi, l'ultimo dei quali il giudice Cesare Terranova. Dunque Rocco Chinnici in qualche modo aveva compreso che soltanto con una centralizzazione delle indagini, quindi un coordinamento tra i magistrati del territorio, naturalmente che si occupavano di Cosa Nostra, e soltanto con la stretta collaborazione degli uomini di Stato, si sarebbe potuta indebolire e naturalmente combattere un'organizzazione come quella di Cosa Nostra. Poi purtroppo, come dicevo prima, il giudice Rocco Chinnici fu ucciso dalla mafia, quindi non fece in tempo a lavorare con il pool antimafia che aveva pensato di realizzare. Insieme a lui mi sembra giusto ricordarli anche morirono il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta, oltre al portiere dello stabile in cui abitava Chinnici, Stefano Lisacchi. I mandanti dell'omicidio, che furono poi individuati nel successivo processo dal giudice Antonino Saetta, furono i cugini Nino e Ignazio Salvo. Dunque, come dicevo, pochi mesi dopo arrivò Antonino Caponnetto. Era il novembre, quindi pochi mesi dopo l'uccisione del giudice Rocco Chinnici. E lui, che era procuratore generale a Firenze, ha seguito questa strada che era stata tracciata dal giudice Rocco Chinnici. E dunque iniziò a lavorare con alcuni giudici, e cioè Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello, a cui poi naturalmente si sono aggiunti altri giudici che abbiamo questa sera qui con noi. Un gruppo compatto, attivo e battagliero. Era questo il pull nelle parole proprio del suo ideatore, perché Rocco Chinnici davvero aveva capito che per indebolire il sistema mafioso bisognava lavorare tutti insieme, creare proprio un pool investigativo. Nacque dunque questo gruppo, un gruppo inossidabile, di cui adesso parleremo, cercheremo di capire come funzionava il pool antimafia. Dunque, dicevo che poi arrivarono Giuseppe Ayala, Gioacchino Natoli ed Ignazio De Francisci, però al fianco di Antonino Caponnetto bisogna anche ricordare che lavorarono anche altri uomini dello Stato, e cioè rappresentanti delle forze dell'ordine come Beppe Montana, come Ninni Cassarà, che purtroppo poi furono uccisi da Cosa Nostra, ma non solo, c'era anche Angiolo Pellegrini, c'era Gianni De Gennaro. E questo gruppo riuscì a lavorare bene, ad iniziare a distruire il maxi processo, il più grande processo a Cosa Nostra.
Poi, tra l'altro, c'è stata anche una svolta decisiva, che era quella del pentimento del primo pentito importante di Cosa Nostra, che era Tommaso Buscetta. Dunque, questo gruppo, questo pool antimafia, istruì il maxi processo. Allora, tra l'altro, voglio anche ricordare quanti erano alla sbarra. Pensate, 475 imputati, cioè quasi 500 persone nelle celle. Proprio per questo fu costruito, fu realizzato l'aula bunker del Lucertone di Palermo, perché era l'unico posto dove si potevano riunire tutti questi imputati, altrimenti si sarebbe stati costretti ad andare altrove. Invece, per fortuna, insomma, poi si riuscì a celebrare questo processo a Palermo. Poi il pool antimafia venne sciolto qualche anno dopo, nel 1988, a seguito anche di diversi tentativi di indebolimento, di questo naturalmente parleremo. Allora, io la prima domanda la vorrei fare ad Ignazio De Francisci, che da pochissimi mesi è in pensione, è stato procuratore generale a Bologna, dopo essere stato tanti anni alla procura di Agrigento, alla procura di Palermo, alla DDA di Palermo, è stato procuratore aggiunto, insomma ha fatto davvero una grandissima carriera, ha seguito tante inchieste molto molto importanti. Allora, dottore De Francisci, lei è arrivato nel pool nel novembre dell'85, proprio in coincidenza con il deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio dei 475 imputati del maxi processo. Lei aveva appena 33 anni, se ho fatto bene i conti. Sì. Tra l'altro, Ignazio De Francisci era davvero molto legato, non soltanto professionalmente, ma anche umanamente, a Paolo Borsellino. Credo che sia tra i pochi, come quelli che sono presenti qui, a chiamarlo Paolo e non come fanno tanti altri a chiamarli Paolo e Giovanni, senza averne in realtà i titoli. Allora, voi a un certo punto veniste addirittura additati di fare del turismo giudiziario, no? Perché comunque dovevate fare delle indagini, dovevate anche girare, insomma non è stato facile lavorare nel pool antimafia. Ci vuole raccontare intanto la sua esperienza da giovane magistrato, perché aveva appena 33 anni, quindi davvero lavorare con Falcone, Borsellino, con Guarnotta, insomma è stata un'esperienza che l'ha colpita in qualche modo sicuramente. Certo, ero giovane, insomma ero l'ultima ruota del carro in realtà io in quegli anni. No, è stata un'esperienza bellissima, perché io ero molto giovane, avevo molto entusiasmo, avevo già una figlia, e poi nacque l'altra. Però lavorare con quei colleghi in quegli anni complicati, difficili, insomma è stato un apprendistato anche divertente, perché alla fine ci si divertiva pure mentre si lavorava. Ci racconti qualche aneddoto di questi divertenti? Perché comunque era un periodo davvero complicato. Ci difficile. Si divertiva anche durante le trasferte giudiziarie. Il famoso turismo giudiziario. Una volta andai in Spagna con Ayala, che fu ingiustamente accusato di aver rubato l'accappatoio dell'albergo, ed era innocente. Io potrei testimoniare. Era innocente, sicuro? Potrei testimoniare a suo favore. È acceso? È acceso? Sì, adesso sì. No, devo dirvi, scusa se ti interrompo un attimo, ma mi inserisco in quello che giustamente stava ricordando Ignazio. Col passare degli anni su certe cose ci si riflette meglio. C'era questa fortissima propensione all'ironia, che, come voi comprenderete facilmente, era un istintivo antidoto rispetto, insomma, alla vita difficile, che tecnicamente chiamavamo di merda, che facevamo. Ecco, per rendere l'idea, diciamo. Molto chiara. Allora, una volta eravamo in Spagna, e a Falcone e a me in particolare danno una bellissima suite comunicante. Io vado in bagno a farmi la doccia prima di andare a cena e trovo un accappatoio rosa shocking con uno stemma dorato dell'albergo del Ritz di Barcellona. Allora mi faccio la doccia, metto questo accappatoio, vado alla stanza di Giovanni, e potete immaginare lo tipo di scherzo che faccio. Ciao Giovanni, come... ma io ce l'ho bianco, e ci si dice, cioè bianco, io questo mi fotto e mi porto a Palermo, non c'è dubbio. Allora lui mi fa, Giuseppe, siamo
ospiti del governo spagnolo, queste cose, no, sì, io mi fotto. L'indomani mattina dovevamo rientrare in Italia, scendo prima, vado al portiere e compro, si può fare negli alberghi, pago questo accappatoio bellissimo e me lo metto in valigia. Mentre volavamo, a un certo punto ci faccio giovare, ormai siamo a 8.000 metri, ti faccio vedere una cosa. Apro la valigia ed esco. E Giovanni Falcone, ma com'è a fare cortia? Ma tu capisci che figura di merda? Dopo, lo lasciai sfogare un poco, dopo che hai preso lo scontrino ci si, è stato comprato. Falcone. Eccolo! Allora, testimoniamo la fattura. Dottor De Francisci, quindi questo nuovo modo di operare ha dato comunque, al di là dell'accappatoio, naturalmente si scherza, ha dato credibilità al pool e ha dato anche notevoli risultati. Sì, i risultati indubbiamente ci sono stati, perché poi dopo il Maxi 1 c'è stato il 2, il 3 e il 4, che erano tutti dei processi grossi e estremamente interessanti. Quello che nacque in quegli anni e che poi abbiamo portato avanti anche dopo le stragi, quando poi è arrivato Giancarlo Caselli a gennaio del 93, era il lavoro di gruppo, che non vuol dire fare ammucchiate, ma vuol dire lavorare. Era una novità. Era una novità assoluta, ma le posso dire che è una novità anche oggi. Io poi ho fatto il procuratore ad Agrigento, ho cercato di far lavorare i colleghi assieme e non ci sono riuscito, tanto per essere chiari, perché la nostra testa, la nostra mentalità dei magistrati purtroppo non è aperta allo scambio di idee serenamente, cosa che poi invece in quegli anni facevamo e che poi negli anni della Procura di Palermo, diciamo quelli che abbiamo vissuto io, Gioacchino, sotto la guida di Giancarlo, era insomma era una prassi comune, a volte si litigava pure, attenzione, ma certo, è naturale. Litigi tecnico, diciamo litigi tecnico-giuridici, mai cose personali, eccetera, eccetera. Ecco, questo lavorare insieme, questo scambio di idee, nato più o meno dalle intuizioni di Chinnici, anche di Costa, altro procuratore assassinato nel 1980, e poi portato avanti da Giovanni Falcone, eccetera. Insomma, questa è stata la vera rivoluzione culturale, che poi ha trovato la sua configurazione giuridica nelle direzioni distrettuali antimafia, esatto, previste per legge e negli articoli del codice penale e di procedura penale, che inquadrano questa struttura, come funziona, eccetera. Sembra facile, io ho tentato di dirlo in maniera, ma non è stato né non è facile né costituire questi uffici, funziona anche da, come dicevo prima, strutturati da Giovanni Falcone, e poi nel corso degli anni e sino a oggi hanno avuto pratica attuazione, secondo me, con quindi ottimi si, risultati. Si può davvero definire una rivoluzione a tutti gli effetti. Dottor De Francisci, lei ha incontrato Paolo Borsellino il giorno prima della strage di Via D'Amelio, e in quell'incontro era appena tornato da Roma, venne in procura e Borsellino le parlò di un incontro che aveva avuto con un collaboratore di giustizia che era Gaspare Mutolo. Non so se ne avete sentito parlare di recente, che è quello che dopo 30 anni ha tolto la maschera, cioè nel senso adesso si fa vedere in viso, perché c'era su Oggi, sul settimanale Oggi qualche settimana fa, proprio lui con il suo viso che non vedevamo appunto da quando aveva iniziato a collaborare. Dal maxi processo, esatto. Però non ha avuto il tempo, insomma, poi di verbalizzare, ma ce ne vuole parlare di questo incontro? Ma è un incontro che non ho avuto solo io, perché sicuramente con me c'era Vittorio Teresi, non mi ricordo se c'era Gioacchino. Era un sabato mattina, all'epoca il sabato si andava in ufficio, oggi se lei va il sabato in ufficio non trova neanche il portiere. No, qualcuno c'è. E quindi il sabato... Presidente del Tribunale annuisce, vero? E ricordo che ci incontrammo nell'anticamera del Procuratore della Repubblica e Paolo Borsellino ci
sintetizzò quello che era successo durante il suo incontro con Gaspare Mutolo e ci fece una sintesi delle rivelazioni che Mutolo avrebbe voluto fare, che coinvolgevano anche uomini delle istituzioni, esatto, ecco. Politici e lui era molto, molto turbato da un lato e molto, pur essendo non più quello di una volta perché c'era già stata la strage di Capaci, però proprio pensando agli impegni che l'ufficio avrebbe avuto in seguito, e fu in quell'occasione che ottenne dal procuratore della Repubblica la delega a occuparsi anche della mafia di Palermo, perché prima era stato confinato, tra virgolette, ma c'ero anch'io con lui, c'era Ingroia e altri, a occuparsi della mafia, Gioacchino forse pure, di Trapani e di Marsala. Quindi per me, infatti io l'ho anche detto al dibattimento, è stato ascoltato al processo. È stato un momento che poi l'indomani è successo quello che è successo, e quindi per me è indimenticabile, anche se la memoria è ballerina, cioè non tutti ci ricordiamo le stesse cose. Grazie, grazie. Prego. Per questo ricordo di Paolo Borsellino. Allora, Giuseppe Ayala, lei, abbiamo detto, ha lavorato per tanti anni al fianco di Giovanni Falcone. Non solo insomma nel pool antimafia, anche prima, ha contribuito a quella che definisce la più grande vittoria dello Stato contro la mafia, cioè appunto il maxi processo dove ha rappresentato la pubblica accusa. Poi ha conosciuto la stagione delle stragi di mafia in cui vide morire appunto i suoi colleghi, sia Falcone che Borsellino. Lei è stato il PM del primo grande maxi processo, ricordiamolo, 475 imputati. Qual è stato o qual è il lascito di quel procedimento? Ma innanzitutto, per chiarire veramente come le idee di Rocco Chinnici, come giustamente ricordava lei, ma anche di Giovanni Falcone e poi di Nino Caponnetto, furono veramente rivoluzionarie. Una delle novità a cui in particolare pensò Falcone fu quella di coinvolgere un pubblico ministero nel loro lavoro, perché noi lavoravamo col codice di procedura penale dell'epoca, naturalmente, che è stato in vigore fino al 1989, per cui c'era la figura della Procura della Repubblica dove i processi nascevano. Poi c'era il giudice istruttore che li istruiva e alla fine dell'istruttoria si faceva un provvedimento che era ordinanza di rinvio a giudizio. Gli imputati venivano, se si riteneva che ci fossero prove al loro carico, naturalmente venivano rinviati a giudizio. A quel punto il giudice istruttore usciva di scena, aveva esaurito la sua funzione. Allora quale fu l'idea di Falcone? Bisogna coinvolgere un pubblico ministero nel nostro lavoro, perché al dibattimento i giudici istruttori non ci sono, ma c'è il pubblico ministero, e quindi avere un pubblico ministero che ha seguito l'istruttoria, che conosce bene gli atti, è il modo migliore per avere un sostegno del nostro lavoro davanti ai giudici. La scelta cadde su di me, come i miei colleghi non faranno fatica a capire, a me piace sempre ricordarli, sia Giovanni, Paolo, ma anche Francesca, gli uomini della scorta, se possibile con un sorriso. Perché sono convinto che se loro potessero scegliere come essere ricordati, amerebbero molto di più essere ricordati con un sorriso che non con tutta la estrema serietà con cui va guardato al loro trascorso professionale e soprattutto al modo tragico con cui ci sono stati strappati a tutti. Allora il sorriso è questo. Questa scelta del pubblico ministero da coinvolgere cadde su di me, che ero l'ultimo arrivato. Io ho preso servizio alla Procura di Palermo nel 1981, a settembre, e neanche un anno dopo lavoravo a strettissimo contatto con Giovanni Falcone, che per me è stato un amico irriduttivo, un fratello maggiore. Insomma, abbiamo vissuto 10 anni della nostra vita assolutamente assieme, a prescindere dal lavoro. Questa scelta che cadde su di me, che ero l'ultimo arrivato, destò, oltre che qualche invidia, ma su questo noi siamo dei signori che sorvolano, ma niente, una cosetta da niente, anche qualche curiosità. E allora un giorno Falcone era al bar del Palazzo di Giustizia a prendere un caffè e un collega
della procura, molto più anziano di me e sicuramente molto più esperto di me, dice: Giovanni, interessantissima questa idea, questa novità assoluta di coinvolgere un pubblico ministero così al dibattimento, bla bla bla. Ma come mai la scelta è caduta su Ayala, che è l'ultimo arrivato? Nessuno di voi può immaginare la risposta di Falcone. La curiosità la levo io. Giovanni fa: hai ragione, Giuseppe è l'ultimo arrivato, però vedi, noi non sapevamo a che criterio affidarci per una scelta equilibrata, seria. Allora abbiamo scelto il criterio più asettico che esiste, l'ordine alfabetico. Chi tu si chiama Ayala? E tu accordo. E quindi la risposta mi sembra abbastanza chiara. Questo era, anche questo era Giovanni Falcone. Come a scuola, insomma, come secondo l'ordine alfabetico. L'applauso è per Falcone, il vostro applauso va tutto a Falcone. Grazie, veramente grazie. Poi invece si rivelò che tutto sommato sta scelta, insomma, a parte l'ordine alfabetico, in qualche maniera ha funzionato. Perché al maxi processo. Le condanne sono state tantissime. Al maxi processo abbiamo avuto, qui lo dico senza falsa modestia, il commento quando io ho finito la requisitoria, che naturalmente i giudici istruttori non potevano venire in aula a seguirla per ragioni anche di inopportunità, però avevano gli informatori. Quando io ho parlato per otto giorni. Andando per sintesi, perché voi capite bene lo stesso numero degli imputati, poi non vi dico il numero dei reati contestati, se andava dall'omicidio alla chiesa, alla pizza connection, insomma era enorme. Il maxi processo, appunto. Non si chiamerebbe maxi processo. Quando ho finito la requisitoria, incontro Falcone, perché io per 8 giorni non sono mai uscito dall'aula bunker, dormivo lì. E Falcone, che era una persona estremamente misurata, tant'è vero che io scherzando gli dicevo: il self-control non l'hanno inventato gli inglesi, l'hanno copiato da Falcone. Invece quel giorno, non vi dico i complimenti, ma li ricordo, che a un certo punto mi sorpresero, perché venivano da uno che era estremamente misurato in genere. Lui capisce il mio imbarazzo e allora rientra in se stesso e mi dice: la verità, Giuseppe, è che tu sei un grande oratore, non c'è dubbio. Anzi, ti dirò di più, tu sei The Voice, come Frank Sinatra, però non ti scordare che la canzone ha scritto Mono Auge, che è l'immagine più felice, perché era vero, io avevo fatto la mia dignitosa figura grazie alla straordinaria istruttoria fatta da loro. Che hanno fatto loro, cioè, certo. 8.600 pagine, la sola ordinanza di rinvio a giudizio, per farvi capire. Poi certo io ci ho messo del mio, non vi dico, ancora ricordo la quantità enorme di lavoro e anche di responsabilità, perché poi in qualche cosa io, il dibattimento non è che è una cosa inutile, io avevo capito che qualche cosa non era sostenibile, quindi mi ero un po' staccato rispetto all'impostazione, però alla fine quello che è... Ha retto, l'impianto accusatorio ha retto. Ha retto perfettamente, alla fine io ho portato a casa 19 ergastoli, ma... il primo ergastolo a Riina, il primo ergastolo a Provenzano, cioè stiamo parlando, che erano latitanti, io non l'ho mai visto Riina in vita mia. Quando nel gennaio 93 Riina fu arrestato, io ero già in Parlamento, che è un'altra delle colpe da attribuire a Falcone, perché ero molto incerto, non vi sto a raccontare fatti personali, poi Giovanni mi convinse, per fortuna fui eletto, quindi nel 93 ero in Parlamento e viene arrestato dopo tanti anni di latitanza, Salvatore Riina. Allora giustamente alcuni colleghi, siccome i parlamentari possono entrare in carcere so che lo vogliono, qualcuno forse ci dovrebbe anche rimanere, ma lasciamo perdere, non voglio assolutamente. Così. Mi dicono: ma non sei curioso, tu gli hai fatto prendere il primo ergastolo e non l'hai visto mai, non sei curioso di andarlo a vedere? Ci sono, perché io sono siciliano come lui, anche se rappresento l'altra Sicilia, io la soddisfazione di dire: è venuto l'onorevole Ayala Piccanuscimi, non gliela do, io aspetto il giorno che è arrivato in cui lo vedrò uscire dentro una cassa di legno dal carcere. Grazie.
Grazie al dottor Ayala. Allora, l'altro componente del pool antimafia era Gioacchino Natoli. Poco fa si è parlato, insomma, di questo lavoro davvero molto difficile, erano gli anni anche, non erano gli anni di oggi, insomma stiamo parlando degli anni 80, dove qualcuno diceva che la mafia non esisteva, dove c'erano, insomma, tanti, c'era la guerra dei corleonesi, insomma era tutto un altro periodo, erano stati uccisi, stavano per essere uccisi diversi magistrati. Dove, per ricordare, in appena 3 anni, tra il 79 e l'82, vennero uccisi 10 uomini delle istituzioni, a cominciare da un giornalista che fu Mario Francese nel 79. Il 26 gennaio del 79, e l'ultimo di questa scia di sangue fu il prefetto Dalla Chiesa il 3 settembre dell'82. Ma già nel 1971 era stato ucciso un altro procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro Scaglione, il 5 maggio del 71, e poi, ricordato prima, il 6 agosto dell'80, il procuratore Gaetano Costa. Ma qual era la cosa più difficile? Il tributo di sangue che ha dato la magistratura siciliana a, purtroppo, agli oltre 24 magistrati, tra cui molti del periodo dell'antiterrorismo, che da Torino vide tra i protagonisti, prima di arrivare a Palermo, Giancarlo Caselli, vengono dal distretto di Palermo, purtroppo, che è un distretto contrassegnato da questo tributo di sangue. Dicevo, in quel periodo qual era la cosa più difficile nel lavoro del pool antimafia, perché eravate tanti giovani, allora, meno giovani? La cosa più difficile era trovare il metodo di lavoro efficace, perché fino a quel momento, anni 60, anni 70, chiaramente il metodo di lavoro, che peraltro era imposto dal codice del 1930, era quello di un giudice istruttore, che era un giudice monocratico, cioè per legge doveva lavorare da solo. L'inefficacia del modello è raccontato dagli esiti purtroppo fallimentari dei 4-5 processi che tra gli anni 60 e gli anni 70 si celebrarono a Palermo. Alcuni di questi, due in particolare, uno a Catanzaro e uno a Bari, per legittima suspicione, cioè per il sospetto che i giudici siciliani, i giudici palermitani in particolare, non fossero condizionati negativamente, cioè non avessero il coraggio di condannare i mafiosi che venivano rinviati a giudizio. I due processi di Catanzaro e di Bari hanno consegnato alla storia invece un fallimento e una paura. Dopo 40 anni e passa, anzi dopo 50 anni e passa, chiamiamo le cose con il loro nome, di condannare neppure per semplice associazione per delinquere. All'epoca non c'era ancora l'associazione di tipo mafioso, che sarebbe intervenuta nel 1982, c'era il 416 semplice. Ebbene, a Bari non ebbero il coraggio neppure di condannarli per semplice associazione. Pensate che Riina, che pure doveva rispondere, aveva delle imputazioni di omicidio, prese 1 anno e 6 mesi per una patente falsa che gli era stata trovata addosso in un controllo del 1963. Questa, insomma, è la cifra. È il contesto all'interno del quale arriva Giovanni Falcone nel 1978 al Tribunale di Palermo, dal Tribunale di Trapani, dove aveva lavorato per circa 13 anni, e si vede assegnare da Rocco Chinnici un processo che era particolarmente complesso, il processo Spatola, 75 imputati e 90 capi di imputazione. Il processo Spatola, in sintesi, era un antesignano di quello che poi sarebbe stato Pizza Connection, per darvi un'idea. Gli Spatola erano imparentati con gli Inserillo avevano i loro parenti e corrispondenti in Cosa Nostra newyorkese. Giovanni Falcone fa questo processo e con
la sua perizia, che definirei unica, spiega che nelle indagini antimafia si possono fare anche indagini bancarie e indagini societarie. I risultati sono splendidi. Quel modello era la prima volta che era cadeva. La prima volta, e anche qua permettetemi di ricordare un fatto particolare di quel paradossale, proprio perché il criterio di assegnazione che i consiglieri istruttori, ma anche devo dire i procuratori della Repubblica, facevano dei processi di mafia, attenzione, non si poteva pronunciare la parola mafia, perché dopo i processi di Bari e di Catanzaro, che furono 1968 e 69, la parola mafia scomparve dagli stessi rapporti di polizia. Ricomincerà ad apparire con il rapporto dei 162 che fa il 13 luglio dell'82 il prefetto Dalla Chiesa, non appena arrivato, con il contributo fondamentale di Ninni Cassarà, che proprio per questo contributo verrà ucciso poi nell'agosto del 1985. Quindi il contesto nel quale lavora Giovanni Falcone è questo, e porta all'attenzione il risultato del processo Spatola a capire che, ad esempio, addosso ad un capomandamento di Riesi, Giuseppe Di Cristina, che viene ucciso a Palermo in via Leonardo da Vinci, si trovava a fare probabilmente una riunione di mafia e i suoi avversari lo uccidono, vengono rinvenuti 300 milioni di assegni circolari di piccolo taglio, intestato, facciamo finta, a tutti quelli che siamo presenti in questa piazza. Il processo viene assegnato ad un giudice istruttore che si trova a 5-6 stanze di distanza da Giovanni Falcone, il quale continua a procedere per l'omicidio, ma siccome gli assegni erano stati emessi da una banca di Napoli, pensa bene di prendere questi assegni in blocco e di mandarli per competenza territoriale a Napoli, senza fare neppure una fotocopia di quegli assegni. Falcone, nel processo Spatola, incappa in qualcuno di quegli assegni che non erano finiti a Peppe Di Cristina e scopre che sono della stessa natura ed emessi dalla stessa banca dei 300 milioni trovati addosso a Di Cristina. È chiaro che a quel punto si capisce che non si può, a distanza di poche stanze, assegnare processi che dovevano necessariamente camminare insieme o comunque vedere una collaborazione, certo, una corrispondenza di informazioni continua tra i due giudici istruttori, pensando che ciascuno di essi invece fosse una monade, fosse una torre isolata e che doveva restare tale. Il metodo comunque è quello che poi Falcone trasfonderà nel cosiddetto pool e che successivamente poi consegnerà, quando nel 1991 va a fare il direttore generale degli affari penali, all'idea della direzione distrettuale antimafia. Ma lì poi ci sono delle varianti delle quali eventualmente va bene. Parleremo. Grazie dottore Natoli. Allora, Giancarlo Caselli è stato procuratore a Palermo, un magistrato in pensione, e ha condotto delle indagini davvero importanti anche sul terrorismo. Lei ha scritto di recente un libro che si intitola La giustizia conviene, il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età, e all'interno di questo libro parla anche del pool antimafia. E lei a un certo punto dice: ma perché abbiamo usato la parola rivoluzione? Perché in quel periodo sostanzialmente la mafia non veniva considerata importante, era considerata una sorta di folklore. E parla anche di, se si può definire, una anomalia o di anomalie, varie anomalie nel pool antimafia. Ce lo vuole spiegare?
Buonasera a tutti e grazie, tanto per cominciare. La prima anomalia l'ha già ricordata, vi ha accennato Gioacchino Natoli. Il giudice istruttore era per definizione, a termine di ordinamento giudiziario, un giudice singolo, in gergo si dice monocratico, impensabile che potesse lavorare in gruppo, in pool, in collegio. E invece la rivoluzione, questa volta l'anomalia anche se vogliamo, di Chinnici e poi di Caponnetto e poi di Falcone, Borsellino e degli altri, è creare un pool, un collegio di giudici istruttori. Hanno violato la legge? Neanche per sogno. C'era, nascosta, basta soltanto cercare, si trova sempre tutto, tra le norme transitorie del codice penale allora vigente, un articolo, l'articolo 17, che consentiva al capo ufficio di intestare a sé qualunque procedimento del suo ufficio, delegando poi i suoi giudici istruttori o singolarmente o in collegio, ecco, per il compimento dell'attività istruttoria vera e propria. Così nasce il pool, l'anomalia è superata dall'articolo 17. La storia del pool di Palermo, dell'antimafia in generale, di Falcone e Borsellino, è una storia esaltante di cui il popolo italiano, senza retorica, senza esagerazione, deve andare orgoglioso, va orgoglioso. Ma è anche, come dicevamo, una storia di anomalie, di cose che molte volte non sono andate per il verso giusto. La prima l'ho ricordata. La più grave si verifica dentro il CSM del 1986-90, del quale facevo parte anch'io. La storia è nota. Il pool ha creato un capolavoro investigativo giudiziario che finalmente demolisce l'immunità della mafia, l'impunità della mafia. Il capolavoro si chiama maxi processo, ma, ecco, quando il maxi processo dimostra che la mafia non è invincibile, tutt'altro che invincibile, cominciano le anomalie. È capitato molte volte di andare in qualche scuola italiana a raccontare questa storia e di fare una specie di giochino. Qui non vedo nessun bambino in prima fila, se no ci proverei anche stasera. Mi avvicinavo al bambino e gli dicevo: senti un po', secondo te, a questo punto, maxi processo, sconfitta della mafia, possibile, dimostrata possibile, secondo te a questo punto che cosa succede? Il ragazzino regolarmente mi guardava con tanto d'occhi, me lo diceva con gli occhi, non me lo diceva con la bocca, ma mi diceva: cretino, che razza di domanda mi fai? Cosa vuoi che sia successo? Hanno dimostrato che la mafia può essere sconfitta, gli avranno dato una mano per andare avanti. E io dovevo guardare un po' sconsolato questo ragazzo, ecco l'anomalia, per dirgli no. Hai risposto bene secondo logica e buon senso, ma hai sbagliato secondo quello che storicamente è avvenuto. Perché Falcone, Borsellino e gli altri del pool, invece di essere aiutati ad andare avanti, furono, professionalmente parlando, bastonati, cancellati come metodo di lavoro, facendo azzerare l'antimafia di una ventina, di una trentina d'anni. E questa è una grande, incredibile anomalia della storia dell'antimafia nel nostro paese. Il culmine degli attacchi che il pool deve subire si ha proprio all'interno del CSM, quando invece di nominare al posto di Caponnetto, che era tornato a casa in Toscana, il suo erede naturale Giovanni Falcone, viene nominato un magistrato, Antonino Meli, che di mafia non sapeva praticamente niente, era soltanto molto molto più anziano in carriera di Falcone. Beh, questa è stata una anomalia colossale, ecco. Borsellino la bollerà parlando di Giuda e dopo la morte di Falcone parlando di umiliazione di Falcone, che comincia a morire in quel momento. Una cosa che dire anomala è davvero dire troppo poco, ma questa anomalia peggiora, questo punto l'ho già ricordato a Iala, perché siamo alla vigilia del 1989, alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, quindi si tratta di nominare al posto di Caponnetto il capo di un ufficio che è già morto e sepolto. Quindi tanta bagarre, tanta acredine contro Falcone, non ha senso, non fosse che non era un problema di nomi, grazie, ma era, lascia perdere, ma era un problema di metodo di lavoro. Quello che si voleva affossare, quello che si è riusciti ad affossare, perlomeno contingentemente in quel momento, è il metodo di lavoro di Giovanni Falcone. E anomalia su anomalia, alla fine Falcone è costretto ad abbandonare Palermo. A Palermo non c'è più posto per lui, tutte le porte di Palermo, comprese quelle degli uffici giudiziari, gli vengono sbattute in faccia. E Falcone deve riparare al Ministero della Giustizia a Roma. E qui, altra anomalia, anche molti suoi amici, assolutamente in buona fede, discutono.
criticano questa sua decisione. Ma come? Per lavorare a Roma in un governo presieduto da Giulio Andreotti, che non era ancora stato processato e men che mai riconosciuto responsabile, come succederà successivamente, ma che avesse a che fare con la mafia a Palermo, lo sapevano anche le pietre. Nessuno poteva permettersi di... ecco che queste critiche potevano anche... Queste critiche potevano anche essere in buona fede, ma Falcone non era uomo che si poteva fermare di fronte alle critiche anche degli amici, quelle che sicuramente erano in buona fede. Falcone non si dimette dall'antimafia e a Roma fa questo lavoro che è già stato ricordato, crea l'antimafia moderna, procuratore antimafia, procura distrettuale antimafia, la DIA con le relative banche dati, ma soprattutto affronta, attacca, questa volta cerca lui di demolirla, una delle più gravi anomalie della storia dell'antimafia, che si chiama l'ammazza sentenze. Tutti i processi di mafia andavano a finire in Cassazione nelle mani del presidente della prima sezione penale, Corrado Carnevale, che la pubblicistica italiana, a torto o ragione, non lo so, non mi interessa, definiva disinvoltamente l'ammazza sentenze. Perché annullava quasi tutto, di solito con grande intelligenza inventiva, ecco, per così dire. Beh, Falcone rientrava nei suoi poteri, nelle sue competenze ministeriali, per così dire, fa partire un monitoraggio, cioè uno studio di tutte le sentenze della prima sezione penale della Cassazione presieduta dal Corrado Carnevale, e il monitoraggio fa venire fuori una serie di anomalie pesanti, procedurali e nel merito, che giustificano, o perlomeno rendono comprensibile, la nomea di ammazza sentenze. Questo monitoraggio viene portato a conoscenza del primo presidente della Corte di Cassazione, Brancaccio, che ne trae spunto per un'altra novità, un'altra rivoluzione, cioè la rotazione nell'assegnazione dei processi di mafia alle sezioni della Corte di Cassazione. In quel momento arriva il maxi processo in Cassazione, questo processo non va più ovviamente a Carnevale sulla base di quel monitoraggio, vale a un altro magistrato che si chiama Arnaldo Valente, nomen omen, combinazione, non lo so, Valente di nome e di fatto, secondo il mio punto di vista, la sentenza di condanna della Corte di Cassazione contro vertici, quadri intermedi e soldati di Cosa Nostra viene confermata definitivamente e irreversibilmente ed è la prima volta nella storia del diritto italiano, nella storia della nostra Italia. Per Cosa Nostra, che aveva fatto di tutto, credetemi, di tutto, per appattare, si dice così, no? Per cercare di aggiustare, di pilotare a suo favore l'esito di questo processo, è una disfatta, uno schiaffo, una tagliata di faccia. E non possono stare con le mani in mano. I mafiosi sono criminali feroci, quelli di Riina ferocissimi, e alla tagliata di faccia, alla disfatta, reagiscono a loro modo. Reagiscono con le stragi del 92, uccidendo Falcone prima e Borsellino poi. E insieme a Falcone e Borsellino, lasciatemi leggere i loro nomi, perché troppe volte, diciamo, Falcone e Borsellino e gli uomini della scorta che erano con loro, gli uomini della scorta hanno un nome e un cognome, permettetemi di farli. 23 maggio Capaci, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, muoiono con Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. 19 luglio, Via D'Amelio, Agostino Catalano, Vincenzo Limoni, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina e Emanuela Loi muoiono con Paolo Borsellino. Le motivazioni delle stragi, voi sapete, possono avere molteplici risposte. Ci sono ancora processi aperti per trovare, se si riuscirà, e me lo auguro, queste risposte. Ma una risposta sicura, quantomeno a livello di concausa, è la vendetta postuma di Cosa Nostra contro Falcone e Borsellino, i loro peggiori nemici, e nel tempo stesso il tentativo di soffocare nel sangue, uccidere con le stragi, il metodo di lavoro vincente che avevano sperimentato sulla loro pelle di Falcone e Borsellino. Ecco, le anomalie... Lasciamo stare. Dunque, a questo punto
chiudiamo, naturalmente. A questo punto la storia del dopo stragi è nota. Il record delle con le stragi, le parole di Nino Caponnetto che rientra a Palermo per il funerale di Borsellino, le conosciamo tutti perché sono immagini del repertorio che vengono trasmesse a nastro. Le parole di Caponnetto sono queste: è tutto finito, non c'è più niente da fare. E attenzione, interpretava il pensiero dell'intero popolo italiano, non era una sua idea stramba. Eravamo tutti convinti che stesse per succedere qualcosa di orrendo, la fine della nostra democrazia sostituita da un narcostato, da uno stato mafia, comunque da qualcosa controllato dal potere criminale stragista dei corleonesi di Riina. E invece no, e invece si crea anche in questo caso un pool. L'insegnamento di Falcone fa scuola, l'insegnamento di Falcone e degli altri colleghi del pool fa scuola. Questa volta il pool comprende le forze politiche magicamente unite per un biennio, 41 bis approvato all'unanimità, forze dell'ordine e magistratura che anche dal 41 bis, da queste nuove norme, traggono maggiore entusiasmo e una efficienza che dà loro incisività. E poi le strade, le piazze di Palermo che si riempiono di giovani soprattutto, ma di gente, per dire no alla mafia, basta con la mafia. E guardate che per i ragazzi in modo particolare, ma per tutti, allora manifestare a Palermo con la mafia dei corleonesi ancora imperante non era facile, ci voleva un bel coraggio. E poi le finestre, i balconi delle case di Palermo che si riempiono di lenzuola bianche per dire trasparenza, pulizia, vogliamo la legalità, basta con la mafia. E però si riesce a fare, virgolette, ma R maiuscola, resistenza, tutti insieme, facendo squadra, facendo pool anche questa volta, e ad evitare la sconfitta, lo sconquasso della nostra democrazia. E dopo le stragi, il pool che ho avuto l'onore di dirigere alla Procura di Palermo, di cui due autorevoli esponenti, Natoli e De Francisci, sono qui presenti, di risultati ci sono stati. Ecco, ci sono tanti, stati. Tanti, ma di nuovo con un'anomalia, è l'ultima anomalia che voglio citare. Finché ci siamo occupati di mafiosi di strada, mi pare che si dica correntemente malacarne, tutto bene, bravi, bene, bis. Ma quando abbiamo cominciato ad occuparci di qualche imputato eccellente, basta, non andate più bene. Sono cominciate le aggressioni, gli attacchi, le calunnie e via seguitando. E questa è un'anomalia. Se ti occupi di qualcuno e sei sempre lo stesso giudice, lo stesso magistrato, vai bene. Se ti occupi di qualcun altro non vai più bene. Ma nell'anomalia c'è un'anomalia ancora più anomala. Che quando ci siamo occupati di uno statista, ho finito davvero. Quando, tutte le volte che devo parlare di Andreotti qualcosa succede. No, sono le 8. No. Quando ci siamo occupati di uno statista, non volevo fare il nome, ma che è stato 7 volte Presidente del Consiglio e una decina di volte Ministro, che la Cassazione dichiarerà responsabile per averlo commesso fino al 1980 del reato di associazione a delinquere con Cosa Nostra, beh, l'anomalia è che tutto questo non è avvenuto. Anzi, stando alle notizie più largamente diffuse, che hanno convinto gran parte del popolo italiano forse di essere ripetute, l'imputato è stato assolto. Ora, io in tanti anni di carriera, lo giuro, un imputato che ha commesso il reato, così sta scritto nel dispositivo, che viene assolto per aver commesso il reato, è un'anomalia davvero la più grossa, la più grande di tutte. Però la storia continua ancora oggi, se vogliamo, ma andrei fuori tema e quindi mi fermo qui. La ringrazio davvero, è sempre molto interessante ascoltare il giudice Caselli. A proposito delle stragi, ne ha fatto cenno proprio il dottor Caselli, che parlava di alcuni processi che sono ancora in corso. Con noi c'è questa sera il presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, che è stato tra l'altro per alcuni anni all'ONU a Vienna come rappresentante
rappresentante del governo italiano, ma non soltanto, prima ancora è stato giudice a Caltanissetta, si è occupato sia del processo sulla strage di Capaci ma anche del processo Borsellino Quater. Adesso ha scritto un saggio, un bellissimo saggio che si intitola Mafia, fare memoria per combattere. Lui in questo saggio racconta intanto, parte dalla storia di Cosa Nostra, dalla storia della mafia, e poi ripercorre tutte le tappe fino ad arrivare appunto a quelle che sono, si parlava di anomalie anche qui, di tante anomalie, ma anche di zone d'ombra, ma anche di tante domande che ci sono ancora a distanza di tanti anni, non soltanto sulle stragi di Falcone e di Borsellino, ma anche su altri fatti di sangue che sono avvenuti a Palermo. Voglio ricordarne uno su tutti, di cui parla ampiamente il giudice Balsamo, che è l'omicidio di Piersanti Mattarella, che era il presidente della regione siciliana, che fu ucciso il 6 di gennaio del 1980 sotto la sua abitazione. Lì ci sono stati anche dei processi, ci sono state delle condanne, ma è stato condannato il Gota di Cosa Nostra, perché in realtà a distanza di più di 40 anni, sono 42 anni, ancora non si conoscono né i nomi né i volti dei killer. Ci sono state due persone vicino ai NAR, quindi Giusua Fioravanti, Gilberto Cavallini, che erano finiti sotto processo, però le prove evidentemente non sono bastate, sono stati assolti, nonostante la moglie di Mattarella, che era lì accanto a lui, aveva intravisto gli occhi, aveva visto la faccia di uno degli assassini, aveva detto: quegli occhi di ghiaccio io li riconosco, sono quelli di Giusua Fioravanti. E quindi sono davvero tante le zone d'ombra nel processo Borsellino, sulla strage, quindi sul cosiddetto depistaggio sulla strage di Via D'Amelio, così come a Capaci. E lui, Antonio Balsamo, mette insieme tutte queste mancate risposte e cerca di raccontare quello che è accaduto, quali sono le, utilizza ancora le parole del dottor Caselli, le anomalie che ci sono state e perché ci sono state. Prego. Io in effetti sono andato a Vienna esattamente il giorno dopo aver concluso l'ultimo processo a Caltanissetta, e credevo che ci fosse una soluzione di continuità tra questi due momenti, e invece non appena sono arrivato a Vienna e entrando nel Palazzo delle Nazioni Unite mi sono reso conto che c'erano soltanto due monumenti commemorativi dedicati ad italiani. Uno era per Enrico Fermi, l'altro era per Giovanni Falcone. Due grandi italiani che sono stati dei perseguitati in patria per lunghi anni e che sono diventati adesso il simbolo dell'impegno per la scienza, dell'impegno per la giustizia. E sono rimasto colpito in questo contesto internazionale nel vedere come il volto del nostro paese per tutti gli altri paesi del mondo è associato a Giovanni Falcone. Sono rimasto impressionato della straordinaria modernità del pensiero di quest'uomo. Le strategie più moderne delle Nazioni Unite nel contrasto alla criminalità sono il frutto, la concretizzazione della visione anticipatrice di Giovanni Falcone. E la sua capacità di innovazione è alla base, ad esempio, dell'istituzione di Eurojust, della stessa Procura europea. È come se Giovanni Falcone avesse rappresentato, rispetto al secolo appena trascorso, quello che hanno rappresentato grandi artisti nel Rinascimento, è una di quelle figure a cui l'immagine e i sentimenti che suscita il nostro paese rimarranno sempre associati. E proprio per questo penso che il modo migliore per rendere omaggio a un grande italiano come lui sia quello di perseguire senza compromessi la ricerca della verità su questa stagione del terrorismo mafioso. È una stagione che presenta una inquietante connessione con quei fatti che avvengono in Sicilia tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Il 6 gennaio 1980, quando viene ucciso Piersanti Mattarella, sembra essersi spezzato il sogno di una Sicilia con le carte in regola. Un presidente della regione come Piersanti Mattarella aveva rappresentato una visione del futuro della Sicilia che si fondava
su una alta capacità di coinvolgere nella politica, nel senso più nobile, le forze migliori della società, su un rapporto di fiducia con le più importanti istituzioni nazionali e internazionali. Pochi mesi prima della sua uccisione viene a Palermo il presidente della Commissione europea, Roy Jenkins. È noto il rapporto di fiducia tra Piersanti Mattarella e Sandro Pertini. Ecco, proprio in quel momento si manifesta, per usare le parole di una sentenza molto importante fatta nel 2020, in un procedimento le cui indagini sono state riaperte proprio da Ignazio De Francisci, si manifesta la convergenza operativa tra mafia e antistato. Ed era proprio questa, dell'omicidio di Piersanti Mattarella, l'ultima grande indagine diretta da Giovanni Falcone. Proprio prima di quel processo di delegittimazione e di isolamento che è stato descritto in maniera assolutamente lucida poco fa. E in quel momento si verifica una convergenza di interessi che lega tra di loro mondi apparentemente distanti. Ecco, io credo che però questo periodo che stiamo attraversando possa essere anche l'occasione per costruire con i fatti il diritto alla verità. C'è un giorno delle Nazioni Unite dedicato al diritto alla verità e alla dignità delle vittime, il 24 marzo di ogni anno. È l'anniversario dell'uccisione di Oscar Romero, l'arcivescovo di San Salvador assassinato dagli squadroni della morte. Ecco, io credo che se c'è un luogo dell'Italia dove sarebbe giusto celebrare il diritto alla verità è proprio Palermo. Perché a Palermo abbiamo avuto anche lì degli squadroni della morte. Però fatti come la strage di Capaci, come la strage di Via D'Amelio, sono stati anche il momento del riscatto di un intero popolo. Un momento che voleva rappresentare nelle intenzioni di Cosa Nostra l'espressione della massima potenza della mafia, è diventato invece un punto di svolta nella coscienza della società civile, nell'impegno dello Stato contro la mafia. Io credo che proprio in questo periodo che stiamo attraversando ci possa essere non soltanto un forte impegno giudiziario nei confronti della ricostruzione di uno dei periodi più drammatici della nostra storia nazionale, ma un impegno di tutte le istituzioni. Ecco, mi piacerebbe molto se nel commemorare il 30° anniversario del sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, tutte le persone che ha ricordato poc'anzi Giancarlo Caselli, riuscissimo a costruire un impegno comune di tutte le istituzioni per un futuro in cui due nuove dimensioni dei diritti fondamentali, il diritto alla verità e il diritto alla speranza, si rafforzano a vicenda. Io credo che sia possibile oggi. Grazie, grazie davvero ad Antonio Balsamo. Avremo ancora tantissime cose da dire, purtroppo il tempo a disposizione è finito perché, come sapete, a Taubuk sono continue i vari interventi che ci sono, tra un po' ci sarà Webeck. Quindi io davvero ringrazio di vero cuore Giuseppe Ayala, Gioacchino Natoli, Giancarlo Caselli, Ignazio De Francisci, Antonio Balsamo. Sono degli uomini di cui andare fieri, non soltanto in Sicilia ma in tutta Italia, perché sono uomini dello Stato che ci hanno aiutato a combattere Cosa Nostra. E quindi io li ringrazio davvero di cuore. Quindi vedo anche le persone sono d'accordo con una bella standing ovation, anch'io mi alzo, e davvero è stato un grande piacere avervi questa sera tutti insieme qui con noi, perché avete fatto tanto e farete ancora tanto per questa terra, in questo posto tra l'altro magnifico questa sera. Grazie, grazie davvero, grazie ancora. L'accappatoio ce l'ha ancora? Sì. Ancora dopo 30 anni? Si è un po' scolorito, quindi rosa pallido, rosa pallido. Va bene, grazie a tutti voi.